Ciao a tutti, benvenuti alla nostra live class in diretta dal negozio Leroy Merlin di Ancona. Io sono Miro, lei è Elisa, siamo light designer e fondatori di Light Luce. Progettiamo e disegniamo lampade da tavolo e non solo. Oggi scoprirete con noi come realizzare una lampada dal design semplice e contemporaneo. Lo scopo è quello di costruire un oggetto personalizzato che sia affine al vostro arredo o semplicemente ai vostri gusti. Io vi guiderò in tutti gli aspetti tecnici e nei consigli pratici per realizzare la vostra lampada. Io invece vi spiegherò come effettuare le finiture estetiche senza affaticarvi troppo nella ricerca del materiale o dei colori. Veniamo ai materiali indispensabili per la realizzazione della lampada. 4 cubi in legno da 9 cm, un paralume da 30 cm, un tubo filettato M10, un portalampade filettato, dei dadi M10, delle rondelle piane con foro da 10,5 mm e diametro esterno da 30 mm, un cavo tessile già cablato con interruttore e spina, dei piedini per la vostra lampada, ovviamente una lampadina e dei gessetti che serviranno per decorare le facce che avremo pitturato con la vernice lavagna che abbiamo scelto. Ovviamente avrete bisogno di una serie di utensili come questi. Io vi indico quelli più importanti: una punta da 10 mm e una punta a mecchia da 30 mm. Perfetto, cominciamo! La prima lavorazione che dovrete effettuare sarà quella di fare i fori per i vostri cubi. Un consiglio che vi diamo è quello di lasciare a vista le facce con le fibre verticali, che sono quelle più eleganti e più facili per la decorazione. Ora però vi indicherò le lavorazioni più importanti, quelle del cubo 1, che partiamo dal basso. Vi faccio un po' di spazio. Assicuro il mio cubo con delle presse. Io mi ero già segnato il punto centrale del cubo, quindi posso cominciare direttamente. Ci dovremmo essere. E sono 4. Procediamo con le altre lavorazioni. Ora cambiamo punta. Lavoriamo con la punta da 10 mm. Effettuiamo il foro passante. Riassicuriamo il cubo. Ora effettuiamo il foro di passaggio per il cavo. Prendo una misurazione. Lasciamo circa 2 cm dal fondo. Possiamo segnare sui nostri cubi perché tanto poi andremo a decorarli. Facciamo l'ultima lavorazione. E voilà. Ecco qui il nostro cubo 1. Le altre lavorazioni ci siamo portati un po' avanti perché saranno
dei semplici fori che andranno fatti su tutti i cubi per far passare la l'asta filettata. Eccoli qua. Cubo 1, cubo 2, 3 e 4. Puliamo un secondo il campo. Questo. Vai. La seconda operazione che dovremo fare è molto importante e servirà per definire la lunghezza della nostra tubo filettato. Per farlo, componiamo la lampada dal basso verso l'alto. Prendiamo il nostro tubo filettato, i dadi e serriamo due dadi dal fondo. Uno e due. Questa fase servirà per prendere la misurazione. Ora prendiamo le nostre rondelle, ne infiliamo una, prendiamo il cubo 1, alterniamo i cubi alle rondelle, cubo 2, bella, cubo 3, infine il cubo 4. Giunti in questa fase, dovremo prendere 10 mm dal cubo 4 e serviranno per il serraggio del portalampade al nostro sistema di lampada. Lo facciamo aiutandoci con un pezzetto di nastro isolante. Ora smontiamo di nuovo la nostra lampada ed andiamo a tagliare il tubo filettato. Altrimenti verrà via. Queste le possiamo mettere qua. Andiamo a tagliare la nostra asta filettata. Ho tolto i due dadini. Per farlo ci serviranno delle presse. Io utilizzo queste con la pressione manuale e mi sono preso due pezzettini di legno per non rovinare il filetto ed assicurare la mia asta prima del taglio. Per tagliare utilizziamo un seghetto manuale con sega a ferro. E voilà. Noi ci siamo portati un po' avanti, esatto, ed abbiamo effettuato alcune lavorazioni per essere più veloci nel procedimento. Prendiamo l'asta, verifichiamo la nostra dimensione. Lo facciamo velocemente per vedere se il taglio che abbiamo fatto è corretto. Questo ci servirà dopo. Direi che è perfetto. Quindi possiamo procedere alla parte di decorazione. Perfetto.
Adesso diamo sfogo alla creatività. Iniziamo prendendo appunto il cubo 1, che adesso lo ritrovo, eccolo. Spostiamo questi oggetti. Allora, noi abbiamo scelto una pittura lavagna. Per arrivare a questa scelta ho semplicemente creato dei bozzetti, quindi paralume grigio, in contrasto alla vernice lavagna e un filo già cablato in tessuto bianco e nero. Adesso procediamo con la pittura. Allora, io mi aiuto sempre con un piccolo rialzo o un piccolo piedistallo. Un pennello piatto ve lo consiglio. Ok. Iniziate a pitturare in maniera completamente naturale, perché ha una buonissima vernice, quindi non ha bisogno di particolari premure o accortezze. L'unica cosa è che dobbiamo fare attenzione alla seconda mano che daremo, perché questa pittura lavagna ha bisogno di due passate di vernice. La seconda mano si darà appunto una volta che sarà asciugato il prodotto e basta seguire appunto le indicazioni che troverete nelle modalità d'uso. Sarà tutto scritto qui. Noi ovviamente ci siamo portati avanti, però intanto finiamo una piccola lavorazione. È facilissima da passare. C'è questo lato. Ah, un altro accorgimento è che nei lati sopra e sotto di ogni cubo non dovete mettere troppa vernice, poiché poi una volta che infiliamo i cubi in quest'asta potrebbero non riportare le misure, quindi date un velo molto molto delicato di vernice. Ok. Noi li abbiamo già fatti, esatto. Ci siamo portati avanti e il risultato finale è questo. Vai. Sì, eccoli qua. 1, 2, 3 e 4. A questo punto non ci resta che comporre la nostra lampada, perché abbiamo già realizzato tutte le fasi di lavorazione. Come abbiamo già fatto prima, inseriamo i due dadi nell'estremità, li serriamo, aiutatevi anche con una pinza e una chiave inglese da 13. Ecco così. Inseriamo la rondella. Facciamole velocemente, tanto l'avete già viste. Poi io ti passo le cosine. Adesso non ci resta che inserire il portalampade. Per farlo, un'accortezza sarà quella di inserire due gocce di colla, perché servirà a stabilizzare tutto il sistema della lampada. Direi che possiamo procedere con l'ultima operazione, quella dell'inserimento del cavo elettrico. Lo inseriamo tutto fino all'interruttore per facilitare il compito. Ora dobbiamo cablare
le due fasi al nostro portalampade. Prendiamo il cacciavite. Eccolo qui. Piatto. Allo positivo, neutro, tiriamo un pochino il cavo, lo posizioniamo correttamente nell'incastro, ok, inseriamo l'ultima parte del portalampade. La nostra lampada è stata composta in tutte le sue parti tecniche. Adesso mettiamo il nostro paralume semplicemente appoggiandolo sul portalampade, prendendo la nostra ghiera, avvitando ed infine la nostra lampadina. Ed ecco qua, proviamo subito l'accensione. Check. Perfetto, allora in poco tempo abbiamo realizzato un oggetto personalizzato. Come vedete abbiamo fatto un'altra lampada con lo stesso materiale cambiando finiture. Abbiamo usato una vernice grigio cemento e un paralume in tessuto nero. Ma non è finita qui, perché la cosa più bella di questo oggetto è il fatto che, appunto, essendo dei cubi completamente verniciati in vernice lavagna, possiamo andare a scrivere con dei gessetti, ecco qui. Quindi se l'avete in cucina potete scriverci una lista della spesa o dei messaggi al vostro compagno, insomma sbizzarritevi perché è bellissimo. Usando così, io disegno con molta facilità e poi è facilissimo, perché poi con una pezza bagnata si cancella, facilissimo. Ecco qua, un'altra finitura la vuoi dire te, Miro? Sì, una chicca potrebbe essere quella di eliminare il paralume e sostituirlo con una lampadina a vista, una lampada decorativa. Sarà molto divertente, vi facciamo vedere. Noi abbiamo scelto una lampada decorativa di questo tipo, eccola qui. Accendiamo. Ho fatto un'ulteriore modifica ed ho sostituito l'interruttore con un dimmer per poter regolare l'intensità della vostra lampada. Vi faccio vedere. È bellissima. Così potete avere l'intensità che vorrete per leggere un libro oppure per semplicemente avere un ambiente particolare. Per realizzare l'inserimento del dimmer dovete avere una lampada dimmerabile. E la lampada deve avere proprio la dicitura dimmerabile o un simbolo con un pallino in più e meno. Esatto. In pochissimo tempo abbiamo realizzato tre oggetti. Grazie per aver seguito la nostra livecast. Mettetevi subito all'opera e realizzate la vostra lampada. E infine condividetela nella nostra community. Continuate a seguirci per non perdere le prossime live class. A presto!